tecnologia, correlazione col territorio, partnership multisettore e ancora regolazione e nuovi modelli di business. Questi i temi al centro del workshop SAFE dedicato alle reti, realizzato in collaborazione con Accenture Strategy. Per cogliere le potenziali opportunità che la rivoluzione digitale potrebbe portare al settore energetico, spiega il SAFE, si dovrà sempre di più lavorare per l'integrazione delle reti non solo in senso verticale, ma anche orizzontale. Al centro del dibattito l'ipotesi sul ruolo che in futuro giocheranno i vari soggetti della filiera, ma anche le prospettive che si potranno aprire per gli operatori della vendita multiservizi. Uno spunto di riflessione su questo tema è arrivato dal presidente dell'Autorità per l'Energia Guido Bortoni, riferendosi all'integrazione, o meglio alla convergenza spinta, dei settori gas ed elettricità nel mercato retail. Nell'energia invece siamo in presenza di una integrazione o convergenza, chiamiamola come si vuole, delle reti elettriche, delle reti gas verso l'ultimo miglio, verso il cliente finale. Cioè ci sono le stesse fattispecie, le stesse preoccupazioni, le stesse, gli stessi comportamenti che devono essere messi in atto dal gestore di rete elettrico-gas nei confronti del mercato retail. Quindi normalmente viene un po'... non viene molto considerato questo aspetto, ma io credo che il ruolo delle reti nel mercato retail, il ruolo ovviamente delle reti di distribuzione nel mercato retail, possa essere, io credo, il primo esempio di convergenza spinta, di integrazione spinta tra le due reti, elettricità e gas. Centrale anche il tema delle risorse finanziarie e delle dimensioni ottimali degli operatori per garantire l'economia di scala utili ad operare gli investimenti infrastrutturali richiesti, facendo attenzione però ai rischi di monopolio derivanti da un eccesso di aggregazione. Bisogna identificare sinergie e massa critica per far sì che ci siano questi investimenti che, come sottolineava l'ingegner Bortoni, sono investimenti significativi e che richiedono capacità economico-finanziaria e anche un certo apporto di tecnologia. Però bisogna evitare che si precludano agli operatori locali la possibilità di loro stessi di essere protagonisti, attori sui loro territori. Quindi io credo che la soluzione sta nella chiarezza delle regole del gioco e che quindi si deve sapere sin dall'inizio dove si vuole arrivare, come ci si può arrivare e con chi è possibile in maniera sinergica arrivarci senza infrangere quelle che sono le regole, antitrust.